Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi parliamo, sì, di sopracciglia. Ve l'ho anticipato nell'altro video, nel quale vi ho fatto vedere come le sto disegnando in questo periodo o comunque in generale, che forma dovrebbe avere un sopracciglio. Vi ho spiegato quali prodotti potete utilizzare per riempirle al meglio. Se siete interessati a vedere quel video, ve lo lascio cliccabile lì, così magari, non lo so, vedete questo per quanto riguarda i colori e vedete l'altro per quanto riguarda la forma. Ho deciso di separare i due video, come vi dicevo, anche nell'altro, perché così non abbiamo un video lungo mezz'ora, ma è un pochino più corto, un pochino più facile da seguire. Altrimenti sapete che io mi faccio sempre prendere dalla chiacchiera e i miei video durano 40 minuti, anche perché voglio dirvi tutto quello che può esservi utile riguardo a quel determinato argomento. Oggi parliamo del colore delle sopracciglia, che è una cosa che mi chiedete e mi avete sempre chiesto in tantissimi. Non so per quale motivo non ho mai dedicato un video a questo argomento, quindi penso sia arrivato il momento. Cercherò di dirvi tutto quello che può esservi utile. In generale, calcolate che il colore delle sopracciglia non è una cosa oggettiva al 100%, nel senso che, ok, ci sono delle regole che io vorrei chiamare più che altro linee guida che potete seguire, però in generale potete fare come volete. Cioè, vi farò degli esempi all'interno del video. Non è necessario farle dello stesso colore dei capelli, in alcuni casi potete davvero fare quello che volete, anzi, come sempre, come vi dico nei miei video, sentitevi liberi di fare quello che vi piace e quello che vi fa sentire meglio. Diciamo che la prima linea guida da seguire è che le sopracciglia dovrebbero essere dello stesso colore dei capelli. Ora, è difficile che questo avvenga in un'epoca in cui tantissime persone, stavo dicendo dipingono, si tingono i capelli, me compresa. Ma anche in alcuni casi in cui le persone appunto non tingono i capelli, le sopracciglia possono essere di un colore diverso rispetto a quello dei capelli. Quindi partiamo dal caso più basico che ci possa essere. Le sopracciglia sono dello stesso identico colore dei capelli, non tingiamo i capelli, quindi abbiamo un match perfetto. In quel caso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo utilizzare un prodotto che sia dello stesso identico colore del pelo per mantenere il colore delle sopracciglia uguale a quello dei capelli. Come trovare il colore giusto? Ormai tutti i brand fanno prodotti per le sopracciglia, quindi trovate quello più adatto a voi. Cercate il colore che più si avvicina al vostro colore naturale. In generale, calcolate che vi consiglio sempre di prendere una mezza tonalità più chiara del colore del vostro pelo, perché soprattutto per quanto riguarda le matite e i gel, quelli tipo di Anastasia, di Nabla, quelli in crema, tipo eyeliner per capirci, tipo questo, ecco, faccio prima a farvelo vedere. Sono dei prodotti molto scriventi, o comunque basta che calchiamo un pochino con la mano e il prodotto dal colore, diciamo, uguale a quello del pelo a diventare più scuro ci mette un attimo. Quindi in quel caso vi consiglio di andare sempre una mezza tonalità più chiari, proprio per evitare poi di andare a scurire troppo, tanto a ripassarci sopra o a calcare un pochino fate sempre in tempo. Poi, quando magari riuscite a prendere più manualità e trovate il colore perfetto, cioè va benissimo quello. Passiamo ad un altro caso in cui le sopracciglia sono più chiare del colore dei capelli. Quindi, ad esempio, l'esempio più classico che posso portarvi sono io. Io ho i capelli biondi cenere e le mie sopracciglia sono dello stesso identico colore. Ho tantissimi capelli, cioè tipo una parrucca in testa, ma non so per quale motivo di sopracciglia ne ho ben poche, quindi risultano ancora più trasparenti di come sono già naturalmente. Il colore già è chiaro, ce ne ho poche e risultano ancora più chiare. I capelli in questo momento ce li ho tinti più scuri, quindi quello che posso fare è, cioè quello che vado a fare è utilizzare un colore più scuro che si abbini al colore dei capelli. Quindi prendo semplicemente una matita del colore che mi piace, che si avvicina a quello dei capelli, e vado a disegnare le sopracciglia in quel modo. Siccome devo ricreare da capo tutta la forma del sopracciglio, quello che mi piace fare è prendere un colore che sia sempre un pelino più chiaro del colore dei capelli. Se ci fate caso, si abbina bene, forse mi avvicino, però vedete che risulta sempre un po' chiaro. Faccio questo per due motivi: uno, perché ho la pelle super chiara,
e due perché se usassi un colore così tanto scuro non mi piace l'effetto, cioè sembrerebbe troppo innaturale. Se vedete il prima e il dopo delle mie sopracciglia probabilmente anche così vi sembrerà innaturale, però a me così sembra davvero naturalissimo. Ho deciso di farle in questo modo, però attenzione perché quando vi dico sono più chiara, quindi mi piacciono le sopracciglia più chiare, in quel caso passiamo alla parte soggettiva, cioè non significa che avere le sopracciglia più scure o dello stesso identico colore dei capelli non vada bene, significa semplicemente che io preferisco farle in questo modo. Cercherò di specificare ogni cosa in questo video, altrimenti qui sotto vi scrivono sempre quei commenti, però io non hai menzionato il caso in cui... Ok, cercherò di dire tutto quello che mi viene in mente, poi se non mi viene in mente qualcosa non ci posso fare nulla. Potrei disegnarle tranquillamente più scure di come ce le ho adesso per appunto avere lo stesso identico colore dei capelli, potrei disegnarle anche più chiare nel caso in cui non mi piacesse avere delle sopracciglia così scure e così definite. Passiamo invece al caso contrario, quindi le sopracciglia sono più scure dei capelli. Questa cosa può avvenire anche in modo naturale, cioè come vi dicevo prima, io ho diverse persone che conosco, comunque che ho truccato, che hanno le sopracciglia naturali di un colore più scuro di quello dei capelli. Come si può fare in questo modo? Allora, diciamo che bisogna stare un pelino attenti, cioè se usiamo un colore troppo scuro rischiamo di calcare un po' la mano, cioè facciamo sembrare le sopracciglia ancora più scure di quello che sono, però allo stesso tempo non possiamo utilizzare un prodotto tanto più chiaro dei nostri peli, altrimenti si vedrebbe lo stacco tra il pelo e la matita. Ok, schiarire un mezzo tono è sempre possibile, però se passiamo dal castano al biondo si vede la differenza dalla matita al pelo. Quindi quello che vi consiglio di fare è di non utilizzare un prodotto che sia scuro quanto le sopracciglia, a meno che non vi piaccia l'effetto, ma di utilizzare sempre un prodotto che sia un pelino più chiaro rispetto al colore delle vostre sopracciglia, in modo da alleggerirle un pochino, soprattutto se lo stacco tra sopracciglia e capelli è molto evidente, cioè se le sopracciglia sono parecchio scure, comunque sono castane, siete biondi cenere, succede, io ho un'amica che ce l'ha così, se andate ad utilizzare un castano scuro sulle sopracciglia le rendete ancora più scure. Scegliete un qualcosa che sia un mezzo tono più chiaro in modo da alleggerire l'effetto, cioè da non sottolineare il fatto che siano così scure rispetto ai capelli. Vi ripeto, sempre a meno che non vi piaccia l'effetto di avere delle sopracciglia più scure rispetto ai capelli, che si può fare tranquillamente. Un'altra cosa che vi consiglio, se volete alleggerire il sopracciglio, cercate di non disegnarlo troppo definito e troppo spigoloso, altrimenti lì andate ancora una volta a sottolinearlo. Tanti mi chiedono, è possibile schiarire le sopracciglia? Personalmente non conosco nessuno che l'abbia fatto, sono sicurissima che si può fare. Tante superstar lo fanno. Ora, fino a che si tratta di un momento, quindi schiarirle per una performance o perché devono andare sul red carpet o perché devono fare un servizio fotografico, ok, schiarirle per la vita quotidiana di tutti i giorni secondo me diventerebbe un pochino complicato, mentre scurirle è molto più semplice perché ci sono delle tinte molto leggere fatte apposta per le sopracciglia, che sono quelle che faccio io, che vi ho fatto vedere anche in un altro video che vi lascio qui, è molto più semplice. Vabbè, ho fatto la frase un po' a caso perché come al solito cerco di dirvi troppe cose insieme e non faccio una frase di senso logico. Comunque, scurirle è molto più semplice che schiarirle. Per schiarirle dovete utilizzare, non lo so, l'ossigeno, che cosa sono quei prodotti che si usano per schiarire. E quindi capite che su un pelo, diciamo, abbastanza debole come quello del sopracciglio, non è l'ideale da essere fatto tutti i giorni, tutte le settimane della propria vita. E poi se il vostro pelo è già parecchio scuro, appena ricresce un pochino si vedrà la differenza. E poi non so, perché non sono parrucchiera, non uso decoloranti e cose del genere, non so se scurendo un pelo scuro rischiate che il pelo diventi rossiccio, perché può succedere, avete visto quando fate la decolorazione da capelli scuri a capelli chiari,
c'è una grande possibilità che il capello diventi arancione. Non so se questa cosa può succedere anche per le sopracciglia. Quindi mi dispiace, non so darvi più informazioni, però secondo me diventerebbe davvero una schiavitù andare a schiarire le sopracciglia, perché dovreste farlo ogni 2 settimane e comunque sarebbe un trattamento abbastanza aggressivo per un pelo così debole. Già il sopracciglio, andando avanti con l'età, tende a diradarsi. Se ci facciamo anche questi trattamenti, ho paura che poi con il lungo andare diventi veramente quasi nullo, cioè scompaia completamente. Passiamo ad un'altra casistica, che sono i capelli biondi. Allora, per quanto riguarda i capelli biondi, diciamo che anche qui dipende da che tipo di effetto volete ottenere. Cioè, se voi ci fate caso, ci sono tanti biondi che hanno delle sopracciglia molto chiare, quasi trasparenti, proprio biondi, anche più chiari dei capelli, e magari gli piace averceli in quel modo perché non vogliono una cornice così definita intorno all'occhio, ma ci sono tanti biondi che invece utilizzano anche dei prodotti più scuri, quindi dei biondi più scuri. Si può fare tranquillamente, in quel caso dipende che tipo di effetto volete avere. Potete utilizzare sia dei prodotti più chiari, avercele più chiare, sia dei prodotti un pochino più carichi per avere l'effetto più definito. Quello dipende totalmente da voi, da che cosa vi piace e da che cosa volete ottenere. Diciamo che in generale, una cosa che forse dovevo dirvi all'inizio, per quanto riguarda il colore delle sopracciglia, si tende sempre a prendere la base dei capelli. Quindi, se i capelli sono tutti dello stesso colore, come nel mio caso, prendiamo questo colore. Se avete i capelli decolorati, quindi magari avete la base scura come la mia, e poi avete tutte mesh, chatouche, quelle cose lì, quindi diciamo che i capelli fino qui sono biondi o comunque chiari, ma la radice è scura, si tende a prendere questo come colore di riferimento, o in generale si tende a prendere un colore a metà tra la radice e le punte. È molto difficile che si prenda come riferimento le punte, perché l'effetto sarebbe innaturale, cioè il colore delle sopracciglia, se vi ricordate, come vi ho detto all'inizio, dovrebbe avere il colore dei capelli. Il colore dei capelli originario è quello alla base. Quindi in quel caso potete fare come vi pare, però si tende a prendere come riferimento il colore alle radici. Per quanto riguarda i capelli colorati, non sto parlando di capelli tinti, ma sto parlando di capelli rossi, viola, azzurri, verdi. Anche lì, se avete una base scura, comunque la base è del vostro colore, prendete quello come punto di riferimento. Altrimenti, diciamo che dipende un po' dalle vostre preferenze. Mi spiego meglio. Quando avevo i capelli rossi non è che facevo le sopracciglia rosse, anzi al contrario, avevo i capelli rossi, che è un colore caldo, a me piaceva farle freddissime, cioè quasi grigie, un biondo freddissimo, mi piaceva proprio questo stacco. Quindi vedete che poi dipende tantissimo dalle preferenze. Se avete un colore scuro, magari optate per un colore di sopracciglia che si avvicini a quell'intensità di colore. Se avete un colore molto chiaro, tipo un lilletto, potete anche optare per un colore più chiaro, però non avendo un colore di riferimento, diciamo, naturale, quindi sul marroncino, sul biondo, in quel caso potete fare un po' come vi pare, cioè scegliete quello che vi piace, che vi fa sentire bene, che vi fa sentire a vostro agio. Una cosa che sta andando tantissimo già dagli ultimi anni è il microblading, che è praticamente il tatuaggio alle sopracciglia, non quello che veniva fatto una volta, che era il tatuaggio quello tutto pieno di colore, ma quello disegnato pelo pelo, che invece è molto molto più naturale, anche per chi soffre di alopecia, per chi magari sta facendo la chemioterapia e quindi non ha i peli proprio su cui lavorare. E disegnare una forma da zero, mi rendo conto, è davvero complicato. Fare il tatuaggio alle sopracciglia è una grande salvata, perché ci dà magari già una base di riferimento se poi vogliamo ritoccarla, o comunque, diciamo, se volete avere le sopracciglia sempre a posto, potete fare tranquillamente il microblading. L'unica cosa su cui mi voglio raccomandare, come una mamma farebbe con il proprio piccolino, attenti da chi andate, perché come per le unghie, come per l'extension delle ciglia, come per qualsiasi cosa a questo mondo,
quando nasce la moda, si improvvisano un po' tutti a farlo e di bravi ce ne sono davvero pochi. Attenzione da chi andate, guardate i lavori, guardate se possono piacervi, se sono in linea con il risultato che volete ottenere, perché ce ne sono tantissime di persone brave, ma ognuna poi ha il proprio stile, ognuna una magari fa l'arco più alto, una fa il sopracciglio più definito, una lo fa più scuro, quindi a quel punto scegliete quello che vi piace di più come tipologia. È una cosa che io volevo fare il tatuaggio, però sinceramente mi sono un attimo tirata indietro perché diciamo ho risolto un po' con la tinta, però ovviamente non è come fare il tatuaggio, soprattutto se non avete peli a disposizione su cui fare la tinta e volete sempre le sopracciglia a posto. Quella purtroppo, o per fortuna, vedetela un po' come volete, è l'unica soluzione. Comunque, anche andando avanti con l'età, il sopracciglio si dirada, è una bellissima soluzione per avercele sempre a posto. Quindi ragazzi, in questi non so quanti ma tanti minuti di video spero di avervi detto tutto quello che vi dovevo e che vi volevo dire. Adesso sono sicura che spengo la macchinetta e mi viene in mente qualcos'altro. Comunque, se avete qualche domanda scrivetemela come al solito qui sotto nei commenti e fatemi sapere se il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Ricordatevi che ogni caso è a sé. Quindi queste sono delle linee generali che potete seguire, ma me, te, lui e lei sono tutte persone diverse che hanno dei casi diversi, quindi quello che ho detto magari potrebbe non essere perfettamente applicato su qualcuno, però sicuramente è qualcosa da cui potete prendere spunto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di mettere un bel pollice all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!